Uno, due, tre, quattro. Quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. La storia della Torres parte nel mese di aprile del 1903. In quei giorni il quotidiano sassarese La Nuova Sardegna pubblica un trafiletto di poche righe nel quale un gruppo di appassionati sportivi sassaresi invitano la cittadinanza a partecipare alla costituzione di una società per l'educazione fisica. Questo gruppo di persone ha in dotazione un piccolo tesoretto di meno di 50 lire, di 47,7 lire per l'esattezza, che è l'avanzo, la rimanenza di una colletta che era stata fatta per accogliere in città con tutti gli onori l'AMSICORA, una società di ginnastica cagliaritana. Già a giugno al Teatro Civico si svolge una riunione nella quale vengono fissati i paletti della futura Torres, che ancora non ha un nome, si chiama ancora genericamente Società per l'Educazione Fisica di Sassari. Le date successive importanti sono quelle del 1° luglio, che è la data nel quale inizia ufficialmente l'attività degli sportivi della Torres, che chiedono in prestito al comune la palestra di via Torre Tonda, visto che durante il periodo estivo le scuole sono chiuse, la palestra è libera e la Torres inizia lì la propria attività, dentro le antiche mura medievali dove appunto c'era questa palestra comunale. Il 20 settembre del 1903, all'interno del Teatro Politeama Verdi, si svolge la prima uscita ufficiale della Torres. Viene organizzato un grandissimo saggio di ginnastica al quale partecipano diverse decine di atleti, ginnasti, podisti, ciclisti,
tutto all'interno del piccolo Teatro Verdi, dove insomma 1500 persone possono gustarsi il vero battesimo ufficiale di quella società che tutto il secolo successivo coinvolgerà in maniera emotiva tutti i sassaresi. Dalle notizie che abbiamo, la persona che ha portato per la prima volta una palla da football a Sassari è Pietro Marchisio, che era un giovane artista diplomato all'Accademia Albertina di Torino, che era stato chiamato a Sassari perché aveva vinto l'appalto per decorare le sale interne del Teatro Civico, che in quel periodo era interessato da un lavoro di ristrutturazione. Da quello che sappiamo, lui veniva dalla scuola juventina, arrivò a Sassari per lavorare, ma portò dietro anche, immaginiamo, nella sua valigia anche un pallone e la sua passione. Ed è lui che è stato il primo vero allenatore della Torres, il primo vero allenatore di calcio che sia mai arrivato a Sassari, anche se parlare di allenatore è forse un termine insomma, è esagerato, però sicuramente è stato il primo istruttore, è stata la prima persona che ha insegnato agli appassionati sassaresi a calciare coi piedi. Nell'estate del 1911 succede a Sassari qualcosa di speciale, c'è un avvenimento davvero particolare. Alla Torres viene affidata l'organizzazione dei primi campionati sportivi sardi che si sono mai svolti nella nostra isola. Tra il 15 e il 17 agosto, quindi in pieno festeggiamento, in pieno fermento per la discesa dei Candelieri, che è la festa più importante della città, la Torres prepara in Piazza d'Armi e in alcune delle zone pianeggianti, diciamo, che si trovano al di fuori del centro storico, delle gare di vari sport che coinvolgono le principali società sportive sarde attive al tempo. Per quanto riguarda le gare di football, di calcio, viene approntato un campo in Piazza d'Armi delimitato da delle corde e a questa manifestazione partecipano soltanto quattro società. La Torres, appunto, che come società organizzatrice, il Club Sportivo Sassari, la Iosto, che era un'altra società sassarese, e l'Amsicora Cagliari. Durante i tre giorni succede un po' di tutto, per esempio l'Amsicora, dopo appena 10 minuti della prima partita, decide di ritirarsi dalla manifestazione per un diverbio avuto con l'arbitro, di cui è stato tramandato anche il nome, Talian Fossi, che buttò fuori un giocatore dell'Amsicora per una scorrettezza, causando una forte reazione da parte della squadra cagliaritana, che abbandonò il torneo. Andò a finire dopo tre giorni di sfide incrociate, di partite con le altre società, che la Torres, vincendo in finale per 2-0 contro il Club Sportivo Sassari, si aggiudicò il primo campionato di calcio di tutti i tempi per quanto riguarda la Sardegna. Tra gli anni 50 e 60 il fulcro dello sport sardo, del calcio sardo in particolare, era una casa nel quartiere periferico di Sant'Orsola. Là abitava il dottor Maccari, che era presidente della Torres e che aveva due figlie. La prima andò in sposa a Marzio Lepri, grande calciatore e capitano della Torres. La seconda andò in sposa a Umberto Serradimini, che in quel periodo era anche capitano del Cagliari. I rapporti di parentela erano questi. Io ho sposato una figlia di Maccari, del farmacista, e lui ha sposato un'altra figlia di Maccari, quindi eravamo concognati con Marzio Lepri, ma amici per la pelle fuori campo, ma in campo ci davamo certi colpi tremendi, veramente, perché Marzio era
un giocatore, una torre. Non si riusciva a buttarlo a terra. Era una cosa incredibile. Fedeltà alla maglia, attaccamento ai colori sociali, alla città, massimo impegno in campo, da tradursi anche in gravi infortuni. A Sassari, quando si parla di questo, il nome più importante che emerge è quello di Marzio Lepri. Marzio Lepri ha segnato un'epoca assai felice della storia della Torres, a cavallo tra gli anni 50 e 60, un periodo in cui la società sassarese navigava nel campionato di Serie C, al tempo la Serie C era unica, era la terza serie, coltivava, così come per i 50 anni precedenti, il sogno di approdare in Serie B. Dalla squadra dell'aeronautica militare arrivò un giorno, nel 54, una sorta di corazziere, Lepri appunto, nato in Umbria, aveva giocato nelle giovanili della Ternana e che nel giro di poche stagioni diventò bandiera, simbolo e massima espressione calcistica della Torres in quegli anni e anche negli anni a venire. Poi lui ha sposato la Torres, oltre che Annalisa, la figlia del presidente. Lui giocava prima a Roma, e qualcuno aveva segnalato, c'era un tale ex giocatore della Torres, ex arbitro, Fois si chiamava, che stava a Roma, ed era lui che aveva segnalato alla Torres Marzio, e la Torres lo aveva portato qua, e lui qua si è ambientato, si è trovato bene, e c'è tanto che si è fermato, e poi ha portato qui anche tutta la famiglia, perché sono venuti, lui era di Terni, sono venuti il padre, la madre e i fratelli. 10 stagioni in maglia della Torres, 301 presenze, secondo nelle classifiche assolute soltanto a Paolo Morosi, però 122 gol segnati e nessuno in 110 anni ha fatto meglio di Marzio Lepri con la maglia della Torres. La sua figura carismatica di condottiero silenzioso, perché poi non era un gran chiacchierone, non aveva come dire, il carattere alla sassarese di tanti altri sportivi, non era un cacciarone, non era un grande chiacchierone, però era capace di incendiare l'acquedotto, era capace di rimboccarsi le maniche come faceva a suo tempo con la maglia del Torino Valentino Mazzola e di trascinare la squadra a grandissime vittorie. Le sfide ce ne sono state 4 in campionato, perché noi abbiamo incontrato la Torres 4 per 4 partite e Marzio e Lepri ci ha segnato 5 gol in 4 partite, una l'avevamo persa, le altre le avevamo pareggiate qua con Cagliari e Torres. Marzio ci faceva diventare matti, la verità, era un grandissimo giocatore. Lui scelse di restare a Sassari nonostante le sirene che arrivavano da città più importanti, nonostante le offerte economiche sostanziose che anno dopo anno gli venivano fatte dalla penisola, ma anche dal capo di sotto della Sardegna. Lui, sposando la figlia del presidente, sposò Sassari, sposò la Torres e decise di restare con la maglia rossoblù fin quasi al termine della sua carriera. Probabilmente se la società non avesse deciso a metà degli anni 60 di fare altre scelte, di rinnovare il parco giocatori, lui sarebbe rimasto ancora per molti anni con la maglia della Torres. Lui era una pasta eccezionale, era un ragazzo, allora ragazzo, poi uomo, eccezionale, è vero. Poi purtroppo ha avuto quel che ha avuto per 10 anni, ha lottato e poi è volato via.
quella di Gavino Matta è una figura a tutti gli effetti leggendaria per quanto riguarda non soltanto lo sport della Torres, non soltanto i colori rosso-blu, ma per quanto riguarda lo sport a livello isolano e nazionale. Pugile, nato nel 1910, sassarese, sassaresissimo, fu in grado di competere ai più alti livelli nazionali e internazionali. Formatosi nella Torres, andò poi fuori a combattere sia con la maglia della nazionale che con altre società della penisola. So per certo che ero la sua cocca, so per certo che non ero stata apprezzata abbastanza perché ho la terza donna che nasceva, quindi lui era letteralmente preso in giro, si dice, dai suoi amici, perché essendo una persona importante, un pugile, si pensava che fosse capace di fare maschi, no? Si diceva una volta. Mentre ci sono nate tre donne di seguito, per cui alla terza, che ero io, in qualche misura sono stata snobbata, anzi mi è stato raccontato che quando ha saputo che ero una femmina, insieme a, porca miseria, un'altra femmina, pare che sia stata messa ai piedi del letto. Dopodiché, probabilmente per, non so, evidentemente sentivo, chi lo sa, cosa, non so cosa sia, so che sono diventata il suo maschietto. E quindi ero un po' concentrata alla sua rufiana, ero sempre con lui, e quindi in moto, ero sempre in giro con lui, sempre. Per me era un idolo allora e lo è diventato, diciamo, molto di più quando non c'è stato più, praticamente. Gli allenamenti, Babbo aveva la libera uscita dalla panetteria in cui lavorava, insomma, in cui era stato impiegato, insomma, a lavorare, e mi ricordo che, non avendo soldi, doveva fare dei sacrifici mostruosi per non mangiare, e aveva fame, tante volte aveva fame da morire, quindi mia madre nascondeva tutto, questo me lo ricordo, e nascondeva tutto e si incavolava come una bestia. E mia madre prendeva le buste delle robe, le portava da mia nonna. Noi abitavamo in via Civitavecchia, nella casa di mio nonno, casa molto grande, quindi c'erano tanti appartamenti, tante così. E quindi scappava da mia nonna, mio padre la rincorreva, diceva: "Dammi da mangiare, giovammi". E mia madre diceva: "No, lo sai che non puoi mangiare, ma te la vozzo bagare, vedrai quando ho fatto l'incontro, vabbè, da buoni babidemo". E poi quando doveva dimagrire era una cosa mostruosa, perché lì erano... Adesso c'è un margine, mi pare, che si può anche superare. Una volta erano anche 10 grammi, non potevi fare l'incontro, per cui erano severissimi. E allora me lo ricordo ancora con la funicella, dice che era una cosa mostruosa, e cioè faceva tanti di quei giri. E controllava il sudore, no? Cioè adesso mi metto con la testa dentro il forno, diceva lui, il forno di casa. Invece andava nel forno del pane, effettivamente faceva la sauna lì. È vero. Gli ultimi 2-3 giorni era... Nel 1936 partecipò alle Olimpiadi di Berlino, che furono una sorta di spartiacque della storia non solo sportiva, ma della storia europea e del mondo. Furono le Olimpiadi di Hitler, le Olimpiadi del nero americano Owens, che vinse e che fece incetta di medaglie nella velocità. Gavino Matta arrivò fino alla finalissima della categoria dei pesi mosca, e a quanto raccontano le cronache di allora vinse quell'incontro, ma venne scippato dai giudici, che favorirono naturalmente il padrone di casa, il suo avversario, che era il tedesco Willy Kaiser. Io ho ancora conservato degli articoli di giornali stranieri dove veramente si gridava lo scandalo in maniera chiara, e dove gli è stato proprio scippato il titolo, insomma, per cui si erano rifatti con Sergo, mio padre questo lo raccontava, però lui è stato tolto perché era un tedesco che era il famoso Kaiser, che era contro di lui, per cui insomma, e l'America pare che l'abbia chiamato, ci diceva che l'aveva chiamato per gareggiare per il guantone d'oro, proprio in qualche misura per rivalsa del fatto che non era stato premiato alle Olimpiadi, tra l'altro ha vinto il guantone d'oro in America, quindi
qualche misura aveva dimostrato comunque che insomma lo meritava, avrebbe meritato di vincere le Olimpiadi. Ma infatti quando io dico sempre ha vinto le Olimpiadi di Berlino, cioè io non sono capace di dire che ha vinto la medaglia d'argento, poi aggiungo qualche volta, no? Però di fatto io dico mio padre ha vinto la medaglia alle Olimpiadi di Berlino. La gloria del tedesco Kaiser, che vinse la medaglia d'oro a dispetto di Matta, è naturalmente eterna, però Gavino Matta, da buon sardo, testardissimo, si mise in testa di prendersi una rivincita e riuscì a superarlo. Da quello che riportano le cronache di allora, riuscì letteralmente a massacrarlo di botte, come peraltro aveva fatto anche l'anno prima sul ring di Berlino, appena un anno dopo, quindi già nel 1937 Matta si prese la rivincita su Kaiser, anche se stavolta non c'era purtroppo in palio nessuna medaglia olimpica. E quando tornava dagli incontri di pugilato, perché chiaramente non li faceva solo in Sardegna, anzi era molto fuori, lo pigliavano in giro l'entourage, perché raccontato specificatamente lo pigliavano in giro, perché alla sera, alla notte, quando è entrato in camera, gli hanno fatto trovare una coperta, come si direbbe ora, no? E lui, cioè, atti Nandi, vai che io domani ho giù mai moglieri, cioè me ne posso di te, vai e dinni, no? E cioè che è diventato una cosa, l'hanno sfottuto per tutto il periodo. E quando poi hanno fatto la festa a casa, mia madre, quando gli ha raccontato questo affare, per non passare, gli ha detto: ma quanto sei stato bucarotto? No? E mio padre gli ha detto: mamma mia, quando se ne vanno ti faccio vedere io, no? Cioè mi ha fatto fare la figura ancora del poco uomo, no? E perché effettivamente c'era molta complicità tra mio padre e mia madre, ed era bello per questo, altrimenti credo che qualsiasi sport che uno faccia, se non c'è complicità tra chi lo fa e chi è compagno di chi lo fa, chi pratica lo sport, credo che tre quarti di lavoro sia sprecato, secondo me, perché il sacrificio va diviso, e come se va diviso, almeno in due. Fu campione italiano dilettanti per tre volte consecutive, tra il 34 e il 36. Diciamo che è stato sfruttato come dilettante sino alla nausea, e non poteva scegliere insomma di essere professionista, quindi povero in canna, perché non è che a quei tempi si guadagnasse granché, però la popolarità e l'amore che aveva, era grandissimo. Fu il primo italiano a vincere il guanto d'oro, il Golden Glove, che al tempo era una sorta di campionato mondiale che si svolgeva negli Stati Uniti, e lui portò a casa questo titolo dal ring di Chicago. L'ha vinto mio padre, e ce l'abbiamo ancora noi, tra l'altro. Abbiamo diviso le proprietà, niente oro, anche il cinturone delle Olimpiadi, mai, è tutto però. Hai messo una bacheca, tutto bello sistemato. Perse la sfida per il titolo europeo con Urbinati, e pochi anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale decise di passare professionista. Di fatto riuscì a combattere incontri professionistici soltanto al termine della guerra, però già nel 1945 portò a casa il titolo italiano dei professionisti. Da allora in poi lui aveva già, insomma, era già uno sportivo e un pugile maturo, difese più volte questo titolo, lo perse in un derby contro un pugile portotorrese straordinario come era Solinas, riuscì a riconquistarlo, lo perdette ancora e riuscì ancora una volta a proporsi ad altissimi livelli fino al termine della sua carriera. Lui si ammalò gravemente e scomparve giovanissimo nel 1954. Quando mio padre era in ospedale c'era la fila a San Pietro, proprio la fila delle persone che davano sangue a mio padre, la fila. Volevo vedere qui per chiedere il sangue, per donare il sangue, si fanno articoli sul giornale, lì c'era davvero la fila.
peccato che diciamo che Lucia era perforata, per cui non... Il funerale è stata una cosa grandiosissima. Io mi sentivo, quando uno è piccolo, no? Mi sentivo fiera, no? Io andavo dietro al carro di mio padre, ma più che il dolore in quel momento era questo, come si può dire, orgoglio di vedere tanta gente che salutava mio padre. Quindi so che era venuto Bartali, so che era venuto Urbinati, erano venute parecchie persone, anche di quelle che non c'entravano niente con il pugilato. Mia madre, come vedova, diciamo che è stata guardata a vista, è stata una cosa bruttissima. Cioè io non l'ho vissuta bene, perché mia madre doveva essere perennemente in lutto, doveva essere, si usava, ora siete troppo giovani, non lo ricordate, ma allora si usava per le persone importanti non il velo, ma la veletta dal cappello che usciva, questa veletta nera. Mia madre stava diventando cieca, un giorno gliel'ho strappata, proprio strappata letteralmente, e gli ho detto basta. Tonino Sidi è uno dei fiori all'occhiello della grande scuola sportiva della Torres a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Lui fu uno sportivo a tutto tondo, nato calciatore, così come la maggior parte dei ragazzi di Sassari del periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, formatosi anche con una bicicletta, perché fu anche un discreto ciclista da giovane, e poi sbocciato come velocista sui campi di atletica leggera. La vita sportiva di mio marito si sviluppa soprattutto nel campo atletico, più che nel campo calcistico, anche se agli inizi ha giocato a calcio nella Torres, della quale era un fervente sostenitore, chiaramente. E poi a un certo punto ha dovuto abbandonare per motivi sanitari, diciamo così, perché non aveva più stinchi, pelle sugli stinchi. Ormai lo fermavano solamente in questo modo. Lui chiedeva ai suoi compagni di squadra: buttate la palla avanti, a raggiungerla ci penso io. E quelli lo facevano per fermarlo, calci a stinchi. Tonino era il non plus ultra. Tonino poteva essere il record mondiale, è che era sregolato nella vita. Fece le selezioni per partecipare alla Hitlerjugend, doveva andare in Germania, e il suo compagno di stanza, Gino Paterlini, gli chiese di accompagnarlo dal medico. Aveva una brutta stomatite, però non ci voleva andare da solo e ha chiesto la compagnia del compagno di stanza. Dice: vabbè, vengo anch'io, perché ho un piccolo dolore qua dietro quando corro, lo sento e mi dà un po' fastidio. Infatti, medico sportivo, visitò prima Gino Paterlini, poi visitò lui e dice: guardi, mi dispiace, lo devo ricoverare in ospedale. Ricoverare in ospedale. Perché? Perché qui c'è qualcosa che assolutamente non va, ma io non posso andare in ospedale, io devo partire, devo andare in Germania per la Hitlerjugend. Ma lei sta scherzando. Sto scherzando, ho vinto le selezioni, quindi mi raccontava. Il medico ha sollevato gli occhi, mi ha guardato in faccia e ha detto: lei è un gran bugiardo. Come bugiardo? Cioè, non si può correre nelle sue condizioni. Beh, dice, legga il giornale, domani vedrà che non sono bugie. Ha chiamato l'autoambulanza, lo hanno caricato in lettiga e portato al Niguarda. Al Niguarda
lo hanno rivisitato e gli hanno evacuato 6 litri di siero dalla pleure. La diagnosi fu pleurite bilaterale con soppressione polmonare e spostamento di cuore. Cosa da nulla, vero? 40 giorni di ospedale. Però siccome non aveva una soglia al dolore incredibile, lui sentiva un dolorino, come diavolo facesse a correre è un mistero. Lui fu 6 volte campione italiano individuale in tutte le specialità della velocità e anche nel salto in alto e in salto in lungo e 8 volte campione italiano nella staffetta. Proprio con la staffetta 4x100 e 4x400 approdò ai massimi livelli dello sport mondiale alle Olimpiadi di Londra del 1948. Alle quali rinunciò alla gara individuale sui 400 piani in favore della 4x100, perché le pressioni erano state veramente forti in tal senso. E in effetti avrebbero dovuto arrivare secondi, secondo le previsioni. Gli Stati Uniti erano imbattibili. Si sperava in qualche errore da parte loro, ma improbabile. Alla fine della gara ci fu un piccolo giallo perché gli Stati Uniti, che tagliarono per primi il traguardo, vennero momentaneamente squalificati per un presunto passaggio di testimone sbagliato, scorretto, e l'Italia fu per qualche frangente medaglia d'argento. I giudici si riunirono una volta ancora dopo il ricorso della squadra americana che venne, come dire, proclamata invece campione olimpico e l'Italia venne retrocessa al bronzo. Arrivarono terzi. Quando ricevette il cambio erano ultimi. Mio marito riuscì a rimontare alcuni staffettisti, arrivarono terzi. Naturalmente gli inglesi, che non avevano ancora visto una volta la loro bandiera sul pennone più alto, trovarono il sistema per riuscirci. Come? Dicendo che gli Stati Uniti avevano effettuato un cambio fuori zona e quindi dovevano essere squalificati. Squalifica che naturalmente dopo la premiazione venne ritirata, perché il controllo sul fotofinish dichiarò che il cambio era avvenuto perfettamente regolare, quindi non andavano squalificati. Da quello che raccontano i familiari di Tonino Siddi, lui, che aveva un carattere molto particolare, considerò quel bronzo una sconfitta e appena rientrò a Sassari si vendette la medaglia e si comprò un Topolino. Guidando un Topolino abbiamo fatto Roma-Brescia a velocità incredibile. Io allora ero incosciente, oggi sarei morto. Ecco, stato questo viaggio che non finiva mai, perché allora non c'era l'autostrada, c'erano le strade normali. E questo che correva, passava nei paesi a tutta velocità. E fu capace, questo testimonia la sua grande duttilità e la sua grandissima forza esplosiva come sportivo, fu capace di essere contemporaneamente nella top 10 dei primati italiani in ben 7 discipline diverse, appunto tutte quelle della velocità su pista, ma anche il salto in alto e il salto in lungo. Alle successive Olimpiadi, invece, doveva fare la 4x400, che era la sua gara praticamente, e fu uno degli staffettisti che si stirò un muscolo correndo e quindi annullata la staffetta. Quindi ha solo partecipato alle eliminazioni, ma la gara più importante non riuscì a correrla. Ai campionati del Mediterraneo invece vinse tutte le gare alle quali partecipò, i 100, i 200, i 400. Però mi raccontava sempre che il momento più emozionante della gara fu quando sui blocchi di partenza sentì un urlo: Forza Paris!
Dice, in quel momento mi si ghiacciò il sangue. L'incredibile duttilità di Siddi dal punto di vista sportivo, prima come calciatore con la maglia della Torres nei momenti di pausa e poi sulle piste di atletica con la maglia della nazionale, è testimoniata da un piccolo record realizzato da lui nelle Olimpiadi del 1948. Perché dopo aver gareggiato con la staffetta della 4%, si mise in pista poche ore dopo anche con la staffetta sempre della nazionale italiana con la 4x400. Questa gara purtroppo andò male e l'Italia venne squalificata per un passaggio di testimone errato, però Tonino Siddi resta ancora oggi l'unico atleta italiano ad aver partecipato a due gare su pista alle Olimpiadi nella stessa giornata. Però era molto onesto quando gareggiava, non barava. E invece col cavallo Regina le condizioni erano che dovevano partire da fermi tutti e due e che il cavaliere che montava il cavallo non lo frustasse in partenza. E invece non avvenne questo. Il carattere spiccatamente sassarese di Tonino Siddi e la sua capacità di non prendersi mai troppo sul serio è testimoniato da un episodio curioso avvenuto a Sassari nello stadio La Torres nell'immediato dopoguerra. Negli anni in cui lui era già uno sprinter molto conosciuto a livello internazionale, lui accettò di sfidare sulla pista dell'acquedotto un cavallo di nome Regina, in una gara che doveva servire per finanziare le spese della società per le trasferte. Ed è un episodio che avvenne davanti a uno stadio stracolmo con quasi 10.000 spettatori e che tuttora gli anziani di Sassari raccontano e ricordano con grande divertimento. Lui, con gli incassi di questa gara che aveva raccolto tanti spettatori, doveva finanziare l'andata della squadra di atletica sassarese in continente. La realizzò ugualmente, però arrivarono appena un po' più indietro del cavallo. La perse questa gara, anche se protestò violentemente perché non erano stati rispettati i patti, per la verità. Ma tant'è, fu famoso, è passato quasi nel ricordo dei sassaresi più per il cavallo Regina che non per il resto della sua attività atletica. Lui è morto per un cancro al fegato. Cancro al fegato che gli venne diagnosticato il giorno dell'Epifania, quando dopo quasi un mese di ricovero ospedaliero in cui non riuscivano a capire cosa diavolo avesse. Gli fecero una laparoscopia e da questa risultò che non aveva più un centimetro cubo di fegato che funzionasse. E perché non trovavano notizia di questo cancro? Perché il fegato era ricoperto da una specie di corazza di cuoio, per cui le cellule tumorali rimanevano all'interno del fegato e non uscivano all'esterno. E i medici, sbagliare è umano, ma certe cantonate, gli avevano detto: guardi, questo liquido lei deve, ha smesso di fare attività sportiva, quindi lo zucchero nel sangue ce l'ha perché non lo consuma più, deve andare a fare movimento. E tutte le mattine lui si alzava alle 7 e andava in campo a correre per smaltire gli zuccheri. E invece non aveva più fegato.